Italia Bank Festival, come Guercioti presentiamo, andiamo a confermare due modelli che abbiamo già presentato l'anno scorso, che sono i nostri top di gamma come gravel e come corsa. Qua abbiamo la Escape che presentiamo in versione S e G, ma la grossa novità qua a Italia Bike Festival è il puntare su delle verniciature particolari, molto di appealing, che stanno piacendo molto al consumatore. Nel caso per l'Escape abbiamo puntato su una verniciatura con un effetto xirallico, dove noi andiamo a chiamare baci stellati, dove soprattutto in situazioni dove c'è sole e luminosità si riesce a vedere i grandi belli effetti di questa verniciatura, che la rende sicuramente un prodotto particolarissimo e veramente cult. E qua la presentiamo con il top di gamma con ruote in carbonio QTC e il manubrio integrato QTC Carbon. Presentiamo adesso invece la Eclipse S, che è il prodotto top di gamma per quanto riguarda il corsa. Questo è un modello che abbiamo già presentato l'anno scorso, ha riscosso molto successo, e anche in questo caso la presentiamo con una verniciatura particolarissima, un olografico dove abbiamo una composizione di colori che dà un effetto quasi proprio arcobaleno. In questo caso abbiamo dei colori mixati con il viola, col giallo e col blu. È un prodotto top di gamma che il kit telaio è venduto con anche il manubrio integrato del nostro QTC Carbon, e qui la presentiamo con un modello di ruote nuove QTC che sono le SL Light, ruote tubolare con raggi in carbonio e del peso di 1,2 kg. Direi che questa è sicuramente una bicicletta che sul genere dell'alto di gamma si va a distinguere, soprattutto per dal punto di vista di design, dove noi andiamo a puntare molto, oltre a livello tecnico e tecnologico, anche su proprio il design della bicicletta, che sull'alto di gamma è fondamentale.